di pace proposto dal Presidente Poroshenko, di avviare il dialogo trilaterale tra Unione Europea, Russia e Ucraina sulle conseguenze dell'accordo di associazione che sarà firmato questa settimana. Abbiamo anche avuto modo bilateralmente di insistere sulla necessità di portare avanti l'indagine che le autorità ucraine hanno avviato sulla morte di Andy Rocchelli. Mi ha dato rassicurazioni sul fatto che il Procuratore Generale si sta occupando personalmente del caso con grande attenzione e che spera di poter ci dare qualche elemento già nei prossimi mesi. Comunque mi ha rassicurato su un suo impegno diretto su questa questione. Come sapete, io avevo modo di incontrare la famiglia e i colleghi di Andy sabato nel laboratorio che lui aveva fondato con loro. Abbiamo anche parlato di Libia, un punto importante per l'Italia, in cui abbiamo sottolineato la necessità del sostegno alle elezioni che si terranno il prossimo 25, quindi tra qualche giorno, e soprattutto c'è inserito nelle conclusioni un riferimento alla necessità di rafforzare la missione Unione Europea per il controllo delle frontiere, soprattutto le frontiere terrestri, ma anche l'impegno al lavoro sulle frontiere in mare. A proposito di riferimenti importanti nelle conclusioni, a proposito di Andy, c'è inserito nelle conclusioni sull'Ucraina un passaggio sulla necessità di fare piena luce su episodi di violenza che hanno coinvolto giornalisti in Ucraina, che abbiamo fortemente voluto e che è stato inserito. Abbiamo discusso poi di Siria e di Iraq. A questo riguardo io ho avuto anche tra ieri sera e oggi conversazioni telefoniche con il ministro degli esteri iracheno Zebari, con il presidente del Kurdistan proprio poco fa Barzani e con il ministro degli esteri iraniano Zarif, oltre ad aver partecipato qualche giorno fa, l'altro ieri mi sembra, ad una conference call con Kerry prima del suo viaggio di oggi a Baghdad. Abbiamo condiviso con tutti questi interlocutori la necessità di avviare al più presto un governo di unità nazionale in Iraq, in modo da provare ad includere tutte le parti della società irachena, a partire dai curdi, i sunniti, gli sciiti, e contrastare l'attacco di organizzazioni terroristiche che in questo momento sta minacciando fortemente non soltanto il paese ma anche tutta la regione e direi anche la stabilità più ampia della comunità internazionale. Sulla Siria credo che abbiate visto la buona notizia del completamento del carico sulla Caprei delle armi chimiche, degli elementi delle armi chimiche siriane. Speriamo che già nel weekend la nave arrivi, scusate, non la Caprei, la Caprei sarà la nave su cui ci sarà il trasbordo a Gioia Tauro. Speriamo che possa già avvenire durante il weekend. Io avevo annunciato in sede parlamentare, e manterrò l'impegno chiaramente, di essere presente insieme al segretario generale dell'OPAC. Un'ultima notizia della giornata positiva, che in qualche modo è collegata al nostro impegno di questi giorni. Volevo cogliere l'occasione per commentarla, quella che viene rispetto alla scarcerazione di Meriam, una vicenda sulla quale l'Italia fin dall'inizio si era impegnata molto e quindi mi fa particolarmente piacere che sia finalmente arrivata ad una conclusione positiva. Chiaramente questo non ci fa dimenticare l'impegno di cui c'è bisogno per seguire tutti gli altri casi simili che purtroppo ancora ci sono. Io mi fermerei qui perché so che sugli esiti generali dei lavori del Consiglio avete già avuto modo di leggere le conclusioni e probabilmente anche sentire altre dichiarazioni. Ci sono domande? Penso che possiamo prenderne una o due.